Benvenuti in un nuovo video, scusatemi le condizioni, scusatemi della location, ma sinceramente non avevo voglia di mettermi là seduta, quindi ho voluto fare un video molto sciolto, visto che oggi faremo un video molto chiacchiericcio. Sì, mi stanno arrivando i vostri messaggi perché ho questo da come avete letto dal video, questo sarà, ecco, sarà un video inerente a haul supplement. Scusatemi le unghie che devo toglierle, quindi alcune sono saltate, quindi non ci fate caso, guardatemi solo meo e seguite i miei consigli. Allora, ho voluto parlarne proprio oggi perché sapete che su All Supplement c'è il Black Friday e quindi oggi c'è con 40 euro, una spesa di 40 euro, un omaggio e anche c'è proprio questa immagine che vi lascio e con un ordine superiore comunque a 50 euro un altro omaggio. Se gli omaggi sono misteriosi, quindi non so cosa può essere, se una farina, un burro, non saprei, vi lascio comunque il mio codice sconto Giulia010. Iniziamo proprio al video. Allora, io vabbè, adesso andrò a ricercare, vabbè, il sito di All Supplement Online, andrò ad aprire ogni categoria e io ogni prodotto che comunque vi parlerò, voi vedrete l'immagine. Quindi, vabbè, sapete che la schermata di All Supplement si presenta quando vi lascio lo screen, no? Una sezione di integrazione, alimentazione, accessori, abbigliamento, prodotti bio, vegan, gluten free e tutti i marchi. Vabbè, c'è anche il blog. Quindi voi in base a quale categoria cliccate e andate nella sottocategoria. Ho deciso di farlo così, differente di quello là, diverso da come feci quello di Prodis, perché con Prodis, bene o male, i prodotti sono sempre quelli. Con All Supplement no, perché comunque è un sito dove rivende tanti marchi diversi, quindi ci vorrà secondo me anche un po' più di tempo. Non ho fatto subito questo video perché volevo protestare anche l'azienda, i marchi, tutti, un po' tutti, infatti ne ho provati tanti. Allora, la prima categoria che mi trovo è aromati, aromatizzanti e dolcificanti. Allora, io sinceramente di questa categoria una cosa che ho provato sono il Flavor Drops, quindi droppo della Daily Life. Sinceramente io ho provato gusto caramello e vi posso dire che il gusto caramello è spettacolare, però voi mi avete consigliato anche di prendere nocciola, cookies e anche tipo Oreo. Sì, si chiama Cookies and Cream. No, si chiama proprio Oreo, quindi questi sono i gusti che io vi consiglio e lo trovate anche in offerta a 3,89 euro. Vabbè, un'altra cosa di questa categoria che a me è piaciuta molto sono i Bolero. I Bolero sono davvero molto buoni, vi consiglio. Allora, a me piacciono più gusti fruttati, quindi i Bolero vanno un po' a gusto, quindi dovete vedere voi. Subito dopo mi trovo barrette snack, che sono suddivisi in snack dolci e snack salati. Allora, sinceramente troverete tantissime barrette, tante tante tante, quindi vabbè, io le prime non le ho provate, però vi posso dire, poi ci sono tantissimi prodotti nuovi anche della Felling, davvero tanti. Vabbè, trovate sul sito anche le barrette di Prozis, sinceramente a me le diet non piacciono. Le zero snack invece mi piacciono molto tutte, sia i biscotti in questa versione che proprio le barrette zero. Tutti i gusti sono, vi consiglio tutti i gusti tranne banana e cannella. Beh. Poi, vabbè, ho provato anche le Y Sport, un gusto pistacchio e cioccolato, sinceramente, beh, proprio no, zero, perché sa proprio di chimico, quindi non mi piace. Poi ho provato anche le Zero Bar della Biotech USA. Io tengo le proteine, non mi sto trovando bene, che ho acquistate da Prodis, orribili. E le Zero Bar presi gusto cioccolato, uno classico, ma sinceramente non mi piace per niente. Poi vabbè, le mie amatissime Carb Killa, vi consiglio tutti i gusti, le dovete prendere perché sono delle barrette eccezionali, specialmente torta di compleanno. Infatti io, qualsiasi persona che mi contatta perché sta facendo un ordine, io dico prendi le Carb Killa, infatti vanno sempre a ruba perché sono veramente buone. Poi vabbè, gli amatissimi che adesso non sono disponibili, biscotti Lenny e Larry. Sì, Lenny e
Vabbè, comunque sono i biscotti, i due bimbini, i due bambini, molto buoni questi qui. Ho provato tutti i gusti perché prima Ulsa, no, scusatemi, prima Prodis le vendeva, quindi sono molto buoni. I valori non tanto, però sono veramente buoni come i biscotti. Vabbè, Snickers, lo Snickers Proteico l'abbiamo provato insieme in un video e posso dirvi che è l'unico veramente che mi ha fatto impazzire insieme al Mars. Poi ci sono vari biscotti della Max Protein, altre barrette che io non ho provato. Ho acquistato ultimamente le Smart, sono belle grandi. Io ho acquistato le barrette Smart perché sinceramente mi ispirano troppo. E poi anche perché sono ripiene, non lo so, quindi le ho volute prendere e vi farò sapere. Sinceramente, io ho provato le barrette della Quest Nutrition. No, ho provato wafer, ma sinceramente proprio no. Un'altra ragazza ha provato un altro gusto e neanche è piaciuto, quindi secondo me un po' bocciate, non spendete soldi per loro. Mars molto buone. Quelle lì normali della My Protein non le ho provate, ma quello che ho provato della My Protein sono le Six Layer. Oltre ad essere proprio belle esteticamente, sono anche buone, poi saziano abbastanza. Anche le One sono buone. Ho provato gusto limone e gusto toffee, tipo cioccolato e qualcos'altro. Buone, buone, buone. Poi sono uscite anche altre barrette, perché devo dire la verità che su All Supplement ogni settimana escono delle novità, quindi top. Vabbè, sono anche i biscotti della Max Protein, delle novità che ancora io non provo. Io sto scendendo così. C'è anche lo Snickers al peanut butter che secondo me è fenomenale, ma io non, ancora non l'ho assaggiato. Vabbè, le Six Layer già ve ne ho parlato. Poi sono ancora dei prodotti che io non provo, quindi non so dirvi. Ah vabbè, qua arrivo nel reparto biscotti. Arizona, cioè raga. Fermi, 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 fermi. Allora, il marchio è Enerzona. Io già Enerzona, Roma è sciuta. Enerzona. Penso che si pronuncia così. Comunque sono i pacchi di biscotti che voi state vedendo di qua. Io vi consiglio troppo fondendo intenso. Perché sinceramente, ok, è vero, alzo le mani, costa 5,50 euro un pacco di biscotti. È esagerato. Però raga, troppo troppo buoni veramente, infatti io non li acquisto sempre, però quando tipo, infatti il primo pacco che ho acquistato è stato proprio fondente intenso, perché era una cosa particolare, non, diversa comunque dal classico biscotto che si trova al supermercato. Poi mi hanno detto che anche nocciola è molto buono, infatti è finito, anche io tengo anche quella a cocco che l'ho preso perché me l'avete consigliato. Poi trovo anche qui il Punch Oak Fit della Rima Benessere, molto buono. Io quello di solito lo faccio di o di domenica mattina quando proprio non mi va di cucinare, lo riscaldo un po' al forno, metto un burro sopra, spettacolare. Vabbè, ci sono i classici biscotti zero cookie della Prodis, buonissimi. Poi ci sono anche le barrette della Prodis, le zero bar con il ripieno all'interno. Top, che praticamente sono come le melty, solo che cambia, cioè la versione più piccola, molto buono tutti i gusti, approvatissimi. Oddio, sono ritornati i biscotti della Nato. No, ragazzi, avete visto questo ordine e avete visto questo video e volete fare l'ordine, io vado veloce perché altrimenti, raga, io sono una persona che si dilunga molto, però devo stare calma. Sono ritornati i biscotti della Nato, le protein cookie. Cioè, ragazzi, non proprio di mangiare cookie. Spettacolari, ma pure i valori, prendeteli tutti, sono tutti buoni, veramente molto buoni. Poi sono uscite le nuove barrette, quelle della Hippie. Poi sono buoni anche Zero Choco Candy della Prozis, molto buoni. Poi sono usciti anche dei budini Herman che io ho presi nel vecchio video. Ancora non lo provo, però una ragazza mi ha detto no, devi prenderli perché io li trovo, lei sta in Germania, io li trovo in Germania e sono spettacolari, quindi subito li ho presi. Vabbè, stanno arrivando anche nuovi prodotti, sono usciti anche i biscotti della Hippie, altri prodotti della Ciocarbo, tra cui Cornetto. Sono arrivati anche i biscotti proteici della Prozis, entrambi, eccoli qua, sono arrivati anche sul sito, che io vi ho fatto il video Protein Cookies verso Original Cookie, quindi andatelo a vedere. Comunque io tra i due vi consiglio quelli a cioccolato e non proprio gli Oreo. Andiamo nel reparto salato.
Cioè, raga, vedete, secondo me 5 minuti solo con le barrette. Vabbè, io del reparto salato vado subito al dunque. Ho provato i taralli mix di legumi, molto buoni. La confezione è piena fino a sopra, non so quelle confezioni misere, no. Vabbè, trovate varie gallette, che io mai ho acquistato e penso che non acquisterò mai. Poi, vabbè, ci sono altre chips. Troviamo le Zero Chips di Prozis, le patatine, tu, entrambi due gusti, barbecue che cipolle. E formaggio promossissimi. Vi consiglio tutti i gusti delle Daily Life, le patatine sono spettacolari, veramente buone, sembra di mangiare le Pringles. Vi sto spoilerando un video che farò a breve. Anche le patatine della Nato sono molto buone. E abbiamo finito qui. Io vi dico, ovviamente vi dico solo i prodotti che io ho provato, poi se voi andate sul sito e volete provare altro, cioè tranquille. Bevande e tisane no, condimenti e insaporitori. Vi consiglio di prendere l'olio a spray a cocco, per me è comodissimo. Cioè, io quando torno da scuola e devo cucinare, prendi il cucchiaino, pesati l'olio, faccio due spruzzi con l'olio a spruzzo, ho fatto, molto buono. Pensate, per 4 spruzzi a 2 grammi di grassi, quindi top. Creme e burri. Andiamo, andiamo, inoltriamoci. Allora, sinceramente il burro della My Protein mai provato, quindi non so dirvi. È arrivata la Gonat, non so come si pronuncia. Comunque è arrivata lei della Daily Life, che è una crema spalmabile al cioccolato che è uscita anche fondente. Io ho la normale. Una ragazza, infatti, per fare l'ordine, se stai vedendo questo video, ti mando un bacio. Stavo aspettando che comunque arrivasse per fare l'ordine, quindi tesoro, è arrivata. Poi vabbè, mio, tutti, vabbè, tutti i prodotti della Damiano sono in arrivo, sono andati a Ruba. Io vi consiglio della Damiano, è l'unico che ho provato, ho preso anche mandorle ma ancora non lo provo. Sinceramente io ho preso questa anacardi e sembra proprio di mangiare anacardi dalla bustina, cioè raga, sembra proprio, è proprio anacardi puro, quindi super consigliato. Infatti, no, non è disponibile. Vabbè, la famosissima Choco Relax, cioè, no, vabbè. Che vogliamo dire? La Choco Relax è la vita. Pistacchio, io ho creato una dipendenza, cioè se mi seguite su Instagram vedete che ogni giorno le persone mi taggano che hanno acquistato la Choco Relax o che hanno fatto ricette, e per me questa è la cosa più, cioè la cosa più bella. E quindi la Choco Relax a pistacchio è la prima cosa che dovete acquistare in un vostro ordine, che non ve ne pentirete veramente, sono 12 euro spesi davvero bene. Vi consiglio anche fondente, infatti io quando ho fatto l'ordine ho preso le Choco Relax, vi ho spiegato anche nel vecchio video, volevo proprio prendere un prodotto, una crema spalmabile diversa dal classico bianco, cioccolato, cookies. E quindi ho voluto prendere fondente, ma sembra di... Io l'ho provata stamattina, gli dicevo, ah, ma stai esagerando. No, raga, vi giuro, a me sembra di aprire il barattolo di Nutella uguale, solo con una punta più forte. Cioè, io sono rimasta scioccata. Comunque, vabbè, vi consiglio anche il burro classico di Prozis. Io l'ho acquistato tantissime, tantissime volte, molto buono. Lo trovate anche ad un prezzo stracciatissimo, 3,99 euro. Arriviamo ai burri di MG. Sinceramente io ho provato il piccolino 3 euro, che costa 3,49 euro e 30 grammi, che mi è finito in 2 giorni, ma vabbè, questi sono i dettagli. Per me non ha senso, cioè per me non ha veramente senso. Io vi consiglio di prendere tutti gli altri che vi sto dicendo e non questi di MG, perché sinceramente non sono l'unica, ma io con questo marchio non mi trovo proprio bene. Poi lo vedrete più avanti quando andremo in un altro reparto. Sinceramente io ho provato, tengo anche pistacchio che ancora non l'ho provato, ma secondo me farà proprio schifo. Burro d'arachidi e Kinder Bueno. Allora, io non dico che voglio, che pretendo di sentire una nocciola talmente forte che mi sto mangiando un Kinder Bueno, però almeno un 5%, ma proprio zero, cioè sembrava di mangiare burro d'arachidi normale, buono per carità, ma niente di che. Vabbè, arriviamo alla mitica Carb Killa, spalmabile. Io gusto hazelnut, e vi consiglio anche white chocolate cookies. Cioè, infatti quella che tengo io non è disponibile, bene. Però vi posso dire che ci sono proprio all'interno i pezzi di nocciola e cioè è spettacolare quella crema, anche se in questo momento che fa freddo il fondo si è addensato, è spettacolare. Poi vabbè, tutti questi altri qua io non li ho provati. Sinceramente a me ispira anche la crema Smart, però
Però devo vedere un po' com'è. Una ragazza mi ha consigliato, Teresa, un bacione, che devo prendere, lei se mi sbaglio ha preso proprio quello della My Protein, sì, oh, il burro di arachidi in polvere. Io non l'ho mai provato, però ha detto no, devi provarlo. Poi vabbè, vi consiglio anche se state facendo un ordine, di prendere, se tipo volete cambiare dal classico burro, di prendere, questo qui di Prozis, che è il burro d'arachidi al cioccolato. È spettacolare, io ho finito già la seconda confezione. Poi vi consiglio anche di prendere, delle creme spalmabili white chocolate. Allora, di prendere cookies, cioccolato bianco e cookies, e sempre marchio Prozis. E cocco e mandorla e poi basta. Queste sono le uniche due che mi hanno fatto veramente impazzire. Poi ho provato più. Ah, raga, io boh, non lo so. Ho acquistato la crema di castagne di MGO sopra olio, normale come tutti i burri, per carità, sotto pietra. Pietra, io non so come fare a sciogliere perché voglio metterlo, lo so, se lo metto a bagnomaria per un'ora si scioglie, però non voglio rovinare la confezione attorno, cioè quella carta che ci sta attorno si bagna, si butta po'. Non lo so, cioè mi dispiace sinceramente. L'ho messa 2 ore, raga, 2 ore sul termosifone, non si è sciolta, si stava per sciogliere, ma comunque non riesco a girarla per amalgamare. Non so come devo fare. Boh, vabbè, comunque un po' scioccata. Poi vabbè, ancora non è arrivata, vi consiglio la crema spalmabile bianca della Nato. Che vi devo dire? Ma che vi devo dire? Cioè, sembra proprio di mangiare, che ci vuoi di giù? Sembra proprio di mangiare cioccolato bianco, una barretta di cioccolato bianco, cioè no, mi ha rapito il cuore. Ok, come burri abbiamo finito. Poi andiamo a farine e cereali. Allora, qua ci divertiamo un po'. Qui sarò un po' cattiva. Perché sarò cattiva? Perché io sono sincera, lo sapete. Allora, io sinceramente, e un po' non penso che sono l'unica, io se devo fare colazione con una farina che non mi piace, io mi rimane la colazione qua. E per me la colazione è il pasto più importante della giornata. E sapete con cosa mi è capitato? Con le farine di MGO. Io, senza dirvi gusti proprio, io vi dico. Ma pure le nuove che sono uscite, una fregatura assurda secondo me. Ditemi quello che volete, ma io con le farine di MG ne ho provate tante, 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 tante. Penso che quella unicorno è quella che fa più schifo, veramente. Cioè, non si possono mangiare, ma non sono l'unica, anche voi. Cioè, sinceramente, ragazzi, spendere 10 euro per un pacco di farina perché il pacco esteticamente è bello, ma io sinceramente vi dico, non acquistate le farine di MGO, ma piuttosto, cioè, compratevi quelle della Max Protein perché 1,5 kg costa 10,90, ma proprio benedetti, cioè io ce ne spendo pure 15, cioè, sinceramente io vi consiglio Max Protein tutta la vita, ma proprio non vi sbagliate proprio con lei, qualsiasi gusto è buono, io ne ho provati tanti e sinceramente mai, non mi ha mai deluso. Poi andando avanti, allora, quindi Max Protein l'ho detto, c'è anche un'altra cosa di Max Protein che è tipo Good Morning, che praticamente è come il cacao, io l'ho comprato, cioè l'ho acquistato ma ancora non lo provo. Poi vabbè, su All Supplement trovate anche le farine di Prozis, ma sinceramente se All Supplement porterà tutti i gusti anche al limone, acquisterò limone perché per me limone è spettacolare, quella là Oatmeal più Whey Protein, ma sinceramente tutti gli altri gusti non ne vale la pena. Poi vabbè, BPR, non so se ve ne ho parlato, ma i fiocchi, se mi sbaglio, sì, io ho provato gusto limone. Sinceramente gusto limone è un po' chimico, però in molti mi avete detto che è valido, cioè sono buoni gli altri gusti tipo cookies, nocciola, e infatti voglio provarli. E infatti voglio provare specialmente il gusto nuovo che è uscito per l'edizione natalizia, e non vedo l'ora di provarlo, che è tipo lampone, frutti di bosco. Per questa scia qui, però di MG devo dire la verità che una cosa che mi è piaciuta molto sono comunque i fiocchi. I fiocchi ho provato gusto cookies, gusto cappuccino. Sinceramente sono molto 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 delicati, però cioè comunque tipo cookies si sentiva di biscotti, cioè pure l'odore era molto buono. Quindi io l'unica cosa che sto acquistando di MG sono i fiocchi.
DMG è buona anche la farina salata, però l'unica che vi consiglio è solo barbecue, perché per tutte le altre, tipo, come si chiama? Mediterraneo, Madonna mia, orribile, sa tantissimo di basilico, non si può mangiare, è veramente, veramente una cosa oscena. Poi chi mi esce più qui? Vabbè, i muesli di Prozis sinceramente non ne vale la pena spendere 7 euro, con i fiocchi invece io mi trovo molto bene, anche il prezzo è ragionevole, per 500 grammi 1,19 euro ci sta. Di Prozis c'è anche la farina istantanea in polvere, che all supplement è ben fornito anche con Prozis. Istantanea in polvere, c'è gusto biscotto, molto buona. Poi sì, ho provato anche quella della Daily Life, 1 chilo, quella che sta a 5,50 euro in offerta, ma sinceramente questo pistacchio è orribile, sembra di mangiare, come si chiama, l'orzata, di bere orzata, cioè sa di mandorla. E poi ho provato, cioè non ho provato, una ragazza mi ha detto che devo provare i fiocchi della 4+ Nutrition, però se non mi sbaglio non si chiamano così, oh. E vabbè, voi starete vedendo la foto, ha detto che i fiocchi sono davvero molto buoni. Poi vabbè, c'è tutta la nuova collezione, i nuovi gusti per quanto riguarda le farine DMG, che no, grazie. Poi, vabbè, pane prodotto da forno, io vi consiglio tutti i prodotti di Rima Benessere, quindi iniziamo da pizza, Oddio, pizza Rima, pan focaccia, pan cioc, anche le pedine hanno detto che sono molto buone, perché ci sta più, ci sono anche il tipo wrap della Daily Life, molto molto, no scusatemi, quello ancora non lo provo, mi sto confondendo, quello ancora non l'ho provato, però l'ho acquistato perché voi me l'avete consigliato, quindi io quello che voi mi consigliate quello prendo. Poi come preparato, io guardo raga, altrimenti mi confondo. Come preparato per i pancake c'è quello di Prodis che l'abbiamo provato in un video. Vedete pure se scendete perché è uno degli ultimi vlog, dove insieme proviamo il preparato per i pancake, sia con l'acqua che con il latte. Quindi andate là, ma vi dico già che è buonissimo. Io ho provato tantissimi sciroppi e tantissime salse, sia per quanto riguarda il reparto dolce che per quanto riguarda il reparto salate. E sinceramente ho capito che non fanno per me. Le uniche due dolci che salato che salate che riesco a mangiare, scusatemi se vado veloce, ma perché la prima parte è già venuta 20 minuti, quindi non mi voglio dilungare tantissimo. Per quanto riguarda le salate, io vi consiglio ketchup di classico di Prozis e invece una sempre della 4+ Nutrition, che per il momento questo gusto non è disponibile. Per quanto riguarda dolce, nocciole e cioccolato con un'aggiunta di cacao amaro e un po' di latte, formate una cremina sulle fette biscottate o gallette, è spettacolare. Poi vabbè, ho terminato per quanto riguarda l'alimentazione, però ho provato anche una nuova uscita di All Supplement, che sarebbero le proteine whey normali, sia gusto stracciatella che gusto Mars. Io sinceramente volevo prenderle entrambe, solo che mi sono un po' fermata e ho voluto prendere per provare il gusto Snickers. Mamma mia, una bontà! L'abbiamo provata insieme su Instagram e infatti, se non sbaglio, l'ho messo proprio nelle storie in evidenza ed è buonissimo. Pensate che ho messo 250 ml di latte con un misurino, che un misurino equivale, l'ho scoperto dopo, a 35 grammi di proteine. Quindi di solito sapete che gusto Snickers, comunque cioccolato, arachide, si sente molto, cioè si sente, rispecchia il gusto. Non mi disgustava per niente, cioè di solito ragazzi, chi prende le proteine mi può dire che 35 grammi in 250/200 ml di latte disgustano, invece queste devo dire no, infatti sono rimasta proprio sbalordita, c'è il video che testimonia. E Mars non l'ho provata, però mi hanno detto che sono molto simili, quindi ho fatto bene a prendere Snickers e sinceramente quelle sono di edizione limitata, quindi vi consiglio, se fate in ordine, di prenderle e di non lasciarle comunque, cioè non... Che vuoi di giù? Sto dicendo troppe cose e mi sto impappinando da sola, sì, qui è partito anche l'orologio. Cioè, non lasciatevele scappare. Ok, ce l'ho fatta. Poi, vabbè, io ho sempre preso su Prodisi gli integratori, che ho scoperto che ci sono anche su WhatsApp, quindi bene. Quindi io vabbè, prendo proprio in base sempre di Prodis, però vabbè, ma ci sono pure qua su Supplement, che sono multivitaminico, omega 3, di Prodis non c'è, ma c'è l'altro marchio che non ho provato però che voglio provare, omega 3, vabbè, poi prendo la creatina che anche qui c'è su Prodis, scusate, su Supplement marchio Prodis. E
E basta, quindi se non sbaglio io vi ho detto tutto, non mi dimentico niente e nulla, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando approfittatene oggi che non so se rimane anche per domani questa promo del Black Friday, ma oggi che è il 22, stiamo facendo 22 dicembre, sì, domani è Natale, 22 novembre c'è questa promo che vi ho spiegato all'inizio del video, quindi se volete approfittatene, se volete che potete usare il mio codice sconto che è Giulia010. E mi raccomando, se state facendo un ordine e siete indecise, che non sapete cosa acquistare oppure per non spendere soldi inutilmente, chiedete a me, proprio nello specifico, contattatemi su Instagram che io sono sempre a vostra disposizione e per me è un piacere immenso comunque aiutarvi e consigliarvi. Quindi nulla, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!